Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei prodotti preferiti del 2019 super costosi. Se vi siete persi il video sui prodotti preferiti del 2019 economici, ve lo lascio cliccabile qui perché è già uscito sul canale. Oggi parliamo soltanto di cose abbastanza costose, però cose costose che vale la pena comprare. Iniziamo subito perché ho un sacco di cose da farvi vedere e non voglio perdermi in chiacchiere. Iniziamo dai pennelli spugnette. La spugnetta che voglio menzionarvi è la Beauty Blender. L'ho provata soltanto quest'anno, per me è un prodotto nuovissimo, questa è in assoluto la prima che provo. Devo dirvi che inizialmente non mi era piaciuta tantissimo, ovviamente avendola acquistata l'ho continuata a provare. Mi piace molto quando voglio applicare il fondotinta in modo più leggero, mangiandosi abbastanza prodotto è come se lo stendesse in modo più leggero appunto. Stessa cosa per il correttore, alla fine mi è piaciuta come spugnetta e penso che la ricomprerò. Per quanto riguarda i pennelli, sto provando questo set da circa un mese, però me ne sono subito innamorata e ormai utilizzo solo ed esclusivamente questi pennelli. Sto parlando dei pennelli di Jaclyn Hill. Io ho preso la Master Collection, quella che ha tutti quanti i pennelli, magari vi metto qui la foto con tutti i pennelli completi. Sappiate che si possono acquistare anche solo, diciamo, un mini set di pennelli occhi, un mini set di pennelli viso, oppure tutti i pennelli singolarmente. Siccome in tantissimi dopo quel video mi state chiedendo: Giulia, ma secondo te se dovessi prendere solo qualche pennello, quale dovrei prendere? Vi dico quali sono secondo me quelli, diciamo, più originali che non trovate in altri set di pennelli o che non sono visti e rivisti, insomma. Il primo è il JH39 ed è questo pennello a penna così piccolissimo, molto molto carino perché ha le setole belle compatte e abbastanza denso. Questo lo utilizzo per illuminare l'angolino interno dell'occhio, devo dire che fa davvero un ottimo lavoro e ho notato la differenza rispetto a tanti altri pennelli a penna che ho, proprio per fare questo lavoro di concentrare il colore luminoso sull'angolino interno dell'occhio. Ricordatevi comunque che vi elenco tutto qui sotto in descrizione, così non dovete andare a cercare assolutamente nulla. Altro pennellino molto carino è il JH40 ed è questo qui da sfumatura, molto molto piccino, è praticamente un pennello da sfumatura in miniatura. Questo lo utilizzo per la parte inferiore dell'occhio e mi ha svoltato proprio completamente le cose perché è perfetto per sfumare il colore in zone molto piccoline. Potete usarlo ad esempio anche sulla parte superiore, magari nell'angolino interno e sull'angolino esterno dell'occhio, per sfumare il colore all'attaccatura delle ciglia. È proprio un vero e proprio pennello da sfumatura piccolino che si comporta però davvero benissimo. Altro per gli occhi, JH41, scusate se sono sporchi, li ho utilizzati oggi, è il pennello piatto per andare a pressare l'ombretto. Ho sempre difficoltà a trovare dei pennelli piatti che si comportino bene. L'altro che mi piace tantissimo è quello di MAC, che è il numero 242, però quello di MAC a differenza è un pochino più compatto, questo invece è un po' più morbido, devo dire stende il colore veramente benissimo. Anche per fare il cut crease è davvero una favola. Altro che secondo me vale davvero la pena prendere è il JH33, devo dire che dopo aver utilizzato questi pennelli ho cambiato totalmente il modo di realizzare la mia sfumatura. Faccio la sfumatura come al solito, poi prendo questo pennello qui e passo l'ombretto, cioè vado a lavorare l'ombretto sulla parte più esterna della sfumatura in questo modo, senza andare a toccare tutto quello che ho già fatto, e questo pennello è perfetto anche per lavorare sulla V esterna, mi piace davvero tantissimo. Per quanto riguarda i pennelli per il viso, il JH02 è, ragazzi, prendetelo, se dovete scegliere un pennello da prendere, prendete lui, è perfetto per applicare la terra. È gigante ma grande al punto giusto. Dopo che ho utilizzato questo, il modo di applicare la terra è completamente cambiato, ci metto un secondo perché con questo pennello basta che faccio così e l'ho applicata su una zona intera. Vedete, basta che faccio così e la terra è applicata. La sfuma benissimo, la applica in modo molto diffuso e vi permette di stratificare il prodotto, quindi applicarne o un velo oppure di andarlo a lavorare. Applica la terra veramente che è una favola, questo è super consigliato. JH05, questo per fare il contouring, è una favola. Applica la terra per il contouring precisa in quella zona dove volete applicarla, ma allo stesso tempo, avendo questa forma così rotonda e le setole scalate, non vi fa una striscia netta, la va ad applicare precisa ma la sfuma allo stesso tempo. Lui, ragazzi, il JH06 è perfetto per applicare la cipria qui nella zona degli occhi, intorno al naso, se volete anche
in giro per il viso, se avete un contorno occhi secco e segnato e avete il problema che la cipria vi va a segnare ancora di più, vi va a fare l'effetto polveroso, prendete questo pennello perché applica un velo di cipria in modo super diffuso, cioè riuscite ad applicare davvero pochissima cipria nel punto giusto, vi cambierà davvero il modo di truccarvi. Passiamo ora al primer. Il primer costoso che mi è piaciuto, anzi ce ne ho due di primer da farvi vedere. Il primo è il primerizer di Smashbox, è ancora presente nella mia collezione, ancora lo utilizzo. Questo, io non sono un amante dei primer in generale, però se la mia crema mattutina l'ho già applicata da un bel po' di tempo, vado a mettere il primer giusto per permettere al fondotinta di sfumarsi un po' meglio, di trovare qualcosa, una base un pochino più idratata sotto. Altro primer che mi è piaciuto molto è questo qui che si chiama Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Questo in realtà non è un vero e proprio primer, ve l'ho detto un sacco di volte, all'applicatore fatto in questo modo. Può essere utilizzato sotto il fondotinta, sopra il fondotinta, miscelato con il fondotinta, da solo. È una cremina luminosa con un pizzico di fondotinta all'interno. La copertura è bassissima, però se non vi piace il fondotinta, magari anche d'estate, volete un viso super luminoso, prendete lui perché è una roba fantastica. Se avete la pelle segnata e non vi piace mettere l'illuminante perché vi va a segnare ancora di più le rughette in questa zona, prendete lui perché è fantastico. Se siete dei truccatori magari specializzati in spose, cerimonie e cose del genere, prendete lui perché cambierà veramente il risultato del trucco. Ovviamente se avete una pelle estremamente grassa, un po' sconsigliato, perché andreste solo a mettere qualcos'altro di luminoso a un viso che già si lucida da solo. Di fondotinta ne ho tre. Il primo è il Magic Foundation di Charlotte Tilbury, questo qui, molto molto naturale sul viso, fa quasi effetto seconda pelle, satinato durante l'applicazione. A fine giornata un po' tende a lucidarsi, calcolate che la mia pelle è normale secca, quindi cerco qualcosa che sia un pochino più luminoso, più morbido sul viso. Mi piace moltissimo perché è super sottile, appunto risulta molto naturale, la copertura è media e dà un bellissimo effetto sul viso. Il secondo è il Luminous Foundation di Anastasia Beverly Hills, questo qui. Ultimamente lo sto utilizzando tantissimo, la copertura è media, l'effetto anche qui è leggermente satinato, però rimane super morbido e super idratante per il viso. Devo dirvi che a metà giornata si lucida, però siccome mi piace tantissimo l'effetto perché è proprio come se fosse la vostra pelle migliore, sono disposta a fare un ritocco di cipria a metà giornata e lo sto amando, mi piace veramente tantissimo. L'ultimo fondotinta ovviamente è il Born This Way di Too Faced, questo qui. La copertura di questo è bella alta, questo è un pochino più per i trucchi belli carichi rispetto agli altri due, allo stesso modo devo dire che risulta super naturale sulla pelle, molto molto idratante, anche lui a fine giornata tende un po' a lucidarsi, però dà un effetto molto bello sul viso, quindi anche qui sono disposta a fare un piccolo ritocco di cipria per avere una base luminosa e bella fresca. Di correttori ne ho qualcuno da farvi vedere, iniziamo sempre dal Born This Way di Too Faced, molto molto coprente, mi piace un sacco, però devo dirvi che leggermente si va ad infilare nelle pieghette, è come il fondotinta, delle volte tende a lucidarsi un pochino di più e quando lo fa si va un po' ad infilare nelle pieghette. Devo dirvi comunque che non è il correttore che mi dà più coprenza sul contorno occhi, tra un po' ve lo dico qual è, ma se mi seguite già lo sapete. Mi piace moltissimo anche il Magic Star Concealer di Jeffree Star, questo qui, molto molto carino, super elastico come correttore, anche qui molto coprente, però non mi copre al 100% le occhiaie. Mi piace perché rimane satinato come effetto, però allo stesso tempo idratante e non va a segnare il contorno occhi. Lui, ormai lo sapete, è il mio correttore della vita, è il Cakeless Concealer di Benefit. Copre benissimo le occhiaie, ovviamente se ce l'avete tanto scure sapete, come vi dico sempre, che dovete prima correggerle con un arancione, un salmone, dipende dal colore delle vostre occhiaie. Rimane come effetto satinato, super super naturale sul contorno occhi, molto sottile, allo stesso tempo non si muove, non si va ad infilare nelle pieghette, è veramente per il momento il miglior correttore che io abbia mai provato. Molto molto simile come effetto è il correttore di Huda Beauty, questo qui l'abbiamo testato insieme, li abbiamo anche messi a paragone, questo di Huda Beauty con quello di Benefit. L'effetto è davvero molto molto simile,
Devo dire però che l'ho provato parecchie altre volte e rispetto al Benefit mi copre leggermente di meno e devo dire che l'effetto come sensazione che dà sul contorno occhi è praticamente identico a quello di Benefit. La differenza è che all'apparenza risulta meno, un pochino più secco. Non so come sia possibile perché se lo andate a toccare rimane morbidissimo, però come diciamo aspetto secca leggermente di più il contorno occhi. Comunque anche lui è un ottimo correttore e rispetto a quello di Benefit costa uguale, però c'è il doppio del prodotto all'interno. La cipria costosa più bella che ho provato quest'anno è in assoluto lei, che è la cipria di Charlotte Tilbury. Mi piace, ragazzi, tantissimo. Se avete una pelle secca, questa cipria è perfetta. Io ce l'ho nel colore 2, che ha un sottotono leggermente giallino. Perché vi dico che è perfetta per una pelle secca? Se avete la pelle grassa, secondo me questa cipria non vi piacerà tanto, perché è molto molto leggera, quasi impalpabile quando la applicate. Mi piace che sia colorata perché va ad aggiungere quel qualcosa in più al trucco. E se la guardate da vicino, contiene delle micro perlescenze che non sono assolutamente glitter, cioè quando l'applicate non vedete assolutamente glitter, non vi preoccupate, però ad una pelle secca un pochino spenta dà quel tocco di luminosità, cioè l'accende un pochino, quindi mi piace veramente tantissimo. Anche sul contorno occhi secco è davvero perfetta. Passiamo ora alla terra per il contouring. In realtà, diciamo che la mia terra preferita costosa è la Hoola di Benefit, però vi posso dire una cosa, da quando sto utilizzando le due che avete visto nel video dei preferiti 2019 versione economica, questa qui di Benefit non è che mi abbia convinto proprio tanto, cioè costa un sacco, però preferisco sempre le altre due. Non so se dipenda dal packaging, secondo me. Posso dirvi la verità, questo packaging per la terra fa schifo, sapete perché? E ve lo dico proprio tranquillamente, perché non permette al pennello di caricarsi nel modo adeguato di prodotto. Di conseguenza che succede? Che quando andate ad applicare la terra, l'applicate a macchie. Se levassero questo cavolo di packaging di cartone, almeno per la terra, non dico tanto per il blush perché il pennello è un pochino più piccolo, per l'illuminante va benissimo così, però cavolo, per la terra fate un pochino più basso questo coso di cartone, fate la cialdina un pochino più larga, così il pennello che ci va dentro si carica in modo adeguato e possiamo applicare la terra nel modo giusto. Purtroppo preferisco molto di più quelle economiche rispetto che a questa qui che è parecchio più costosa. Tornando ai nostri prodotti preferiti, devo assolutamente menzionare la Shade Light di Kat Von D, che è perfetta per fare il contouring. Ovviamente contiene delle tonalità più calde e più scure. Le due che utilizzo io maggiormente sono questa chiara e cioè le due chiare, sia per illuminare sia per fare il contouring. Lo vedete perché entrambe hanno toccato la base della cialdina, le altre invece no. Però devo dire, utilizzo anche questa giallina mischiata alla chiara. Le chiare mi piacciono molto per andare a schiarire i punti centrali del viso, per magari schiarire qui sotto il sopracciglio, sull'angolino interno dell'occhio. Questa qui per fare il contouring è veramente bellissima, si sfuma che è una meraviglia. E ragazzi, se non volete prendere la palette così grande perché magari dite che ce ne facciamo delle altre tonalità se ne usiamo soltanto due, hanno fatto anche la versione più piccolina che contiene solo una scura e solo una chiara, e poi quando finite le cialdine potete comprare soltanto le cialdine e rimpiazzarle a vostro piacimento. Passiamo agli illuminanti, ce ne ho due da farvi vedere. Il primo è l'Everglow Highlighter, aspettate che lo devo aprire, di Ofra Cosmetics, questo qui, molto molto bello. Questo è uno di quegli illuminanti che si vede dallo spazio, cioè è super super carico. Se cercate qualcosa di naturale non fa assolutamente per voi. Le tonalità che utilizzo io sono queste due più chiare, questa non l'ho proprio mai toccata. Calcolate che possono essere utilizzate anche come ombretto perché sono veramente belle, cioè le mettete e si vedono. Se vi piacciono come tonalità da utilizzare sugli occhi potete anche prenderle appunto e utilizzarle sugli occhi. Altro illuminante che mi piace tantissimo, e anche questo è super carico, è Cookie di Benefit. Eccolo qui, a base giallina champagnina, molto molto bello, però dovete andarci con mano super leggera perché questo coso scrive tantissimo ed è super luminoso. Ovviamente devo menzionare l'ombretto liquido di House Laboratories, che è la linea di Lady Gaga.
Questo ombretto è bellissimo, ha praticamente una base nera grigia e dei glitter super riflettenti argentati. La prima volta che l'ho provato non mi aveva soddisfatto tantissimo, poi l'ho utilizzato sia come smokey eyes sia per fare una righetta di eyeliner. Questo prodotto è molto versatile e i glitter all'interno sono super riflettenti, cioè quando li ho messi mi sono resa conto che chi avevo davanti mi stava guardando gli occhi, perché sono molto molto particolari. Sto andando velocissimo, altrimenti questo video diventa davvero lunghissimo. Passiamo alle palette. Mi è piaciuta moltissimo, mi sono ritrovata ad utilizzarla tantissimo, la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Contiene veramente un sacco di marroni, sia base rosata sia base arancione, e appunto quando voglio un trucco sulle tonalità del marrone devo dire che la uso veramente un sacco. C'è anche questo colore qui che è bellissimo se volete illuminare l'angolo interno dell'occhio sotto il sopracciglio, o lo potete mettere su tutta la palpebra mobile se volete un trucco super super neutro. Il nero qui dentro è fantastico, lo uso un sacco. Sempre di Anastasia Beverly Hills, la Norvina, anche qui l'ho usata un sacco, però non ho utilizzato tanto la striscia dei matte quanto la striscia dei brillanti, in particolare lui sono spettacolari, si applicano una meraviglia. Quando li mettete sembra già che li abbiate applicati bagnati, sono riflettenti e metallizzanti e metallizzati in un modo assurdo, veramente bellissimi. Ovviamente ragazzi non potevo non menzionare la Queen of Hearts di Color Rain, che è una tra le mie palette in assoluto preferita. Gli ombretti sono fantastici, gli opachi si sfumano una meraviglia, i brillanti anche qui si applicano super metallizzati come se fossero bagnati, sono molto molto pigmentati, durano benissimo sugli occhi, riuscite veramente a creare dei look bellissimi con questa palette. E ovviamente, ultima ma non per importanza, non potevo non menzionare lei, che è ancora la mia palette preferita in assoluto. Se dovessi scegliere una sola palette da utilizzare per il resto della mia vita, probabilmente, cioè non probabilmente, sicuramente sceglierei lei. Sono contenta perché in tantissimi sotto mio consiglio l'avete acquistata, mi avete scritto che vi siete trovati benissimo, sia per la qualità degli ombretti, sia per quanto si sfumano bene, sono pigmentati, sia per la scala colori. E se ancora non l'avete presa, ragazzi, che cosa state facendo qui? Cioè, che cosa state guardando a fare i miei video, visto che ormai me ne sto parlando, lo so, da 3 anni, da quando è uscita. Penso che di queste ne avrò vendute tipo 10.000, quindi morfi, qui sopra magari ci mettiamo anche la mia firma piccolina. Ragazzi, a parte gli scherzi, è davvero una palette fantastica, prendetela perché rimarrete davvero tanto tanto soddisfatti. Per quanto riguarda le ciglia finte, ho 2 paia da menzionarvi. Un paio è quello che indosso ora, sono le ciglia Apple Source di Unicorn Cosmetics. Sono bellissime, super morbide, fitte alla base e poi molto lunghe e soffici sulle lunghezze. Di questo brand ne ho prese anche altre, mi devono arrivare perché voglio assolutamente provarle, mi piacciono tantissimo. E ovviamente ciglia finte di Huda Beauty, sì, butto tutte le confezioni perché mi occupano soltanto spazio. Queste sono le numero 13 Jade, aspettate che ve le faccio vedere da vicino. Mi piace perché sono, vedete, hanno la banda nera, quindi aggiungono quel tocco in più alla base delle ciglia, e poi sono belle divise. Questo significa che fanno vedere bene il trucco che c'è dietro. Costano un botto, infatti penso sia l'ultima volta che le prenderò, perché 20 euro, quant'è? 22 euro per un paio di ciglia mi sembra veramente tantissimo. Matite labbra, la matita più bella in assoluto, costosa, che ho provato, e credo in realtà di averla utilizzata già dall'anno prima, comunque ho continuato ad utilizzarla tantissimo anche quest'anno, è la matita di Charlotte Tilbury. Questo colore in particolare è Pillow Talk, che è un nude fantastico. Ragazzi, Pillow Talk è il nude per eccellenza, quello che sta bene a tutti. Se cercate un bel nude, prendetelo, rimarrete molto molto soddisfatti. Di qualsiasi colore prenderete questa matita, secondo me vi piacerà tantissimo, perché quando la applicate è morbidissima, scorre una meraviglia sulle labbra, poi si fissa e vi rimane incollata per tutto il giorno e non vi va a seccare le labbra né a mettere in evidenza le pellicine. Vorrei prendere tutti i colori di questa matita perché
A parte che i colori sono bellissimi, secondo me Charlotte Tilbury con la selezione colori dei rossetti fa un lavoro fantastico e la qualità della matita è veramente spaziale. Di rossetti ne ho due, il primo è il rossetto che non mi ricordo come si chiama, non c'è scritto qui sopra, di Jeffree Star, questo è nel colore Celebrity Skin, l'ho provato ultimamente, devo dire che questo rossetto mi ha fatto innamorare subito. Non so che cosa ci sia qui dentro, è veramente fantastico, è come se fosse un rossetto matte con un po' di burro cacao all'interno. Lo mettete, va completamente a seguire la forma delle labbra, non vi evidenzia le pellicine, anzi vi rende le labbra ancora più morbide. Il colore che ho io è Celebrity Skin ed è bellissimo. Rimane super confortevole, però matte allo stesso tempo, mi piace veramente tantissimo. Molto molto simile come texture, anche se è leggermente più fino e leggermente meno idratante, però il colore è bellissimo. È il rossetto di Charlotte Tilbury. Questo qui è nel colore Pillow Talk, che è il colore abbinato alla matita che vi ho fatto vedere prima. Questi due, matita e rossetto insieme, sono fantastici, sono veramente bellissimi. Ogni volta che li porto da qualche parte o qualcuno mi chiede che rossetto indosso. Quindi mi raccomando, dategli un'occhiata e fidatevi di me. Passiamo ai rossetti liquidi. Mi sono piaciuti un sacco, mi sono persa il rossetto che indosso ora. Ah no, eccolo qui. Di rossetti liquidi dovete assolutamente provare i rossetti liquidi di Dose of Colors. Questo qui è nel colore Stone, è un colore a base rosata di media intensità malva, bellissimo. Durano molto bene sulle labbra. Sono dei rossetti liquidi, quindi comunque un po' vanno ad asciugare. Se avete tante pellicine, metteteci un po' di burro cacao sopra, così vi rimangono più confortevoli. Però devo dire che questi rossetti non seccano eccessivamente le labbra. Appunto, questo di Dose of Colors molto molto bello. Ovviamente se ancora non li avete provati, dovete provare i rossetti liquidi di Jeffree Star. Sono i miei rossetti liquidi preferiti in assoluto. Tra tutti quelli di Jeffree Star, secondo me sono i più belli. E mi piacciono molto anche i rossetti liquidi di Gerard Cosmetics. Questo colore in particolare si chiama Mile High ed è molto simile a Stone di Dose of Colors. Devo dire che questi due si assomigliano veramente tantissimo, anche se a livello di sensazione di come si comporta preferisco leggermente. Si è interrotta la registrazione, questo significa che sto parlando da almeno mezz'ora. Vi dicevo, preferisco leggermente di più quello di Dose of Colors. Anche questi di Gerard Cosmetics, molto molto belli, ce ne ho di diversi colori e li indosso un sacco. Ultimi, ma ovviamente non per importanza, parliamo dei gloss. Mi sono scordata, l'ho confuso con un gloss. I due colori che ho indossato di più in assoluto dei rossetti liquidi di Jeffree Star sono Celebrity Skin, che è questo in basso, e Mannequin, che è quello in alto, che è il rossetto che indosso ora sulle labbra. Celebrity Skin è un media tonalità a base marroncina, mentre Mannequin è leggermente più chiaro, eccolo qui, e questo è a base marroncina rosata. Questo colore è bellissimo. Calcolate che mia sorella me l'ha rubato un sacco di volte, tipo: Giulia, mi presti il rossetto? Sì, va bene, prendilo. Sono andata poi ad applicarlo dopo qualche tempo che non lo usavo ed era finito dentro, infatti non c'è rimasto quasi più niente, sto raschiando intorno alla confezione, devo assolutamente ricomprarlo perché è un nude bellissimo. Ultimi, ma non per importanza, sono i gloss. Quest'anno ho indossato un sacco i gloss. Erano un sacco di anni che dicevo: quest'anno indosserò tantissimo i lucidalabbra e poi non l'ho mai fatto. Quest'anno li ho indossati tanto e mi piacciono tantissimo perché rendono le labbra morbide, luminose, non lo so, mi piacciono veramente molto. Can You Not di Dose of Colors, parliamone. È un gloss nude bellissimo, super specchiato, super riflettente, le labbra sembrano quasi bagnate. Questo qui ha una base parecchio colorata. Se lo mettete senza niente sotto, va ad aggiungere qualcosa in più al colore delle vostre labbra. Se lo mettete sopra un rossetto, un po' andrà a cambiare il colore del rossetto. Però il colore è veramente bellissimo, è un marroncino chiaro molto molto bello. Altri che ho indossato davvero tantissimo sono i gloss di Jeffree Star, mi piacciono ragazzi un sacco. Se indossate i gloss provateli perché rimarrete super soddisfatti da questi gloss. Quello
Quello di Dose of Colors è leggermente più appiccicoso rispetto a questi. Questi vi dimenticate proprio di averceli, cioè non vi fanno il filo quando parlate, non appiccicano labbro sopra con quello sotto. Allo stesso tempo sono super specchiati e riflettenti, anche qui effetto labbra bagnate. Questi hanno un velo di colore all'interno, leggermente cambiano il colore del rossetto, però se li applicate senza nulla sotto, quasi la base del colore non si vede. Questi sono veramente, veramente molto, molto belli. Spero di non essermi dimenticata nulla, sono sicura che qualcosa mi sono dimenticata, ovviamente ho un sacco di roba, quindi qualcosa mi sarò persa per strada. Comunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri prodotti preferiti costosi che avete scoperto nel 2019. Vi ringrazio come sempre per aver guardato il mio video. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di suonare la campanellina così non perderete nessun nuovo video e di guardare quello che nel frattempo vi siete persi qui sul canale. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimissimissimo in un nuovo video. Ciao!